Basta cosa, se no mi fate arrossire. Siciliano, 46 anni, marito e padre, il colonnello Francesco Rizzo è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Torino. Alle spalle una lunga serie di incarichi nell'arma in diverse località d'Italia. Dopo la Sicilia, la Campania, la Puglia e Roma, oggi affronta un nuovo capitolo della sua vita professionale. Buongiorno davvero a tutti, grazie di essere venuti. Sono onorato da qualche giorno di fare il comandante provinciale dei Carabinieri di Torino. Non vi nego che arrivo con grandissimo entusiasmo, però voglio sottolineare che accanto al grande entusiasmo c'è la pari. Ho trovato una bellissima realtà, dalle prime ore me ne sono accorto subito, sia all'interno della caserma che all'esterno. Ho avuto un'accoglienza veramente molto vicina, conoscendo anche il sindaco, mi ha fatto sentire da subito cittadino di Torino. Sono agevolato in questo compito perché i miei predecessori hanno fatto già bene, quindi mi hanno agevolato molto il compito, per cui non mi resta che continuare il percorso già tracciato da loro. Credo molto nella sinergia con l'autorità giudiziaria, con la prefettura, ovviamente per le materie di rispettiva competenza. Ho già notato che questa sinergia è ad altissimo livello. Credo molto anche nella collaborazione con le altre forze di polizia e ho visto che c'è una collaborazione preziosissima. La città è nuova, i problemi per me sono nuovi, non ho mai fatto servizio a Nord Italia e quindi da parte mia ci sarà il massimo impegno. Sono fortunato perché a Torino insiste anche il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta e quindi posso avere supporto del mio comando e anche di tutta la struttura del Comando Legione, che a differenza degli altri comandi provinciali insiste proprio su Torino. Da parte mia ci sarà la massima collaborazione nei vostri confronti, perché credo molto nel ruolo della stampa e da sempre i giornalisti, anche negli altri miei incarichi, sono stati degli amici, oltre che avere io il massimo rispetto per il loro lavoro come loro lo hanno per il nostro, e sono a vostra disposizione ovviamente per qualche domanda. Il primo atto che farà nei famosi primi 100 giorni? Impegnarmi da subito a lavorare.